un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa. Paolo, ben trovato. Ciao Simona, un saluto a tutti gli amici che ci seguono a casa anche questa settimana. Mi raccomando, restate ancora un po' con noi perché è una serata molto importante. Serata molto importante, un po' che va anche a concludere questo anno pastorale e per la Chiesa riminese, ma in realtà anche per la nostra trasmissione. Poi, a parte le incursioni estive, ci saremo ancora per un altro paio di settimane, proprio perché vogliamo dare voce forse all'appuntamento anche più sinodale dell'anno, lo vorrei dire così, perché poi dire più importante non è bello, perché c'è di importanti, certo. Ce ne sono tanti lungo tutto il corso dell'anno pastorale. Di che cosa parliamo, Paolo? Lo hai già un po' anticipato con questa parola che è un po' difficile, magari poi ce la facciamo spiegare. Proprio così, è l'Assemblea Sinodale Diocesana che arriva proprio al termine di questo cammino dell'anno pastorale e vuole essere proprio anche una bella fine e anche un inizio, perché ce lo racconteranno, è proprio pensati in questa maniera, esatto. Un momento molto importante, ma che sia di lancio proprio per la vita di tutti i giorni e anche per il prossimo anno pastorale. Credo sia proprio questo, fare sintesi sul lavoro fatto, ma soprattutto lanciare nuove piste di lavoro, per cui diamo il benvenuto nello salotto, possiamo chiamarlo il nostro, mi piace il salotto, stasera mi piace il salotto, dei giorni della Chiesa, Sabrina Zanetti, delle Acli di Rimini, anche tra coloro che hanno coordinato uno degli appuntamenti centrali proprio dell'Assemblea. Grazie Sabrina di essere con noi. Grazie a voi. Al suo fianco Maurizio Mussoni, un gradito ritorno, questa sera in veste di membro della segreteria proprio dell'Assemblea. Ben trovato Maurizio. Grazie. Anche per lei un ruolo da segretaria, insomma da coordinatrice in segreteria insieme a Maurizio, Silvia Sanchini, solitamente nei nostri studi in un altro ruolo, questa sera ti tocca. Andiamo. Silvia, invece che fare le dall'altra parte. Esatto, devi stare un po' anche dall'altra parte, benvenuta anche a te. Buonasera. E poi siamo contenti di riavere nuovamente negli studi dei giorni della Chiesa il nostro vicario generale, Don Maurizio Fabbri. Grazie Don Maurizio, grazie. Ciao, ben trovato. Grazie. E allora, due giorni, intanto diamo le date che sono importanti, 2 e 3 giugno, per cui insomma manca una settimana. In realtà però Don Maurizio è un lavoro partito già tanti mesi fa, cercando di coinvolgere le parrocchie, le zone pastorali, le aggregazioni laicali. Dobbiamo però partire dall'inizio. Quando si dice assemblea sinodale, aiutaci a capire di che cosa parliamo. Ma dunque, il termine sinodale è un termine adesso diventato un po' di moda da quando Papa Francesco ne ha parlato in più occasioni, l'anno scorso, già 2 anni fa. L'occasione a cui ci riferiamo in particolare è quella dell'incontro con la Chiesa italiana a Firenze nel novembre del 2015, già, e in cui lui invitò la Chiesa italiana a fare un lavoro serio di riflessione, di conversione, alla luce dell'Evangelii Gaudium che lui aveva scritto come documento programmatico della Chiesa in questi anni. E ha invitato espressamente, dice, ritrovate nelle vostre comunità diocesani, parrocchiali e in vari ambiti per riflettere sull'Evangelii Gaudium e trarre da questa le indicazioni operative di trasformazione della pastorale cosiddetta ordinaria o straordinaria, cioè fare in modo di passare dalla pastorale di conservazione, così come è chiamata, cioè dire si è sempre fatto così, alla pastorale invece in uscita missionaria, cioè che si ponga le domande di come incontrare oggi gli uomini, i giovani, i ragazzi, le famiglie in una realtà che è molto cambiata rispetto a un po' di tempo fa. E quindi una pastorale creativa, una pastorale che sappia inventare modalità nuove. Quindi, però questo sappiamo che tutto è un cambio di testa, di mentalità, prima ancora che di cose che si possono fare. E allora il percorso che abbiamo pensato di attivare in diocesi è in funzione di questo, cioè far sì che le comunità, tutte le comunità parrocchiali, a livello zonale, i movimenti, le associazioni, tutti i religiosi, si mettono in questo cammino insieme per non solo riflettere su dei contenuti, ma chiedersi cosa c'è da cambiare nella nostra realtà pastorale, perché la Chiesa possa dirsi realmente una Chiesa in uscita missionaria. Una Chiesa in uscita, quindi. E qui da qui anche il desiderio di lavorare in modo sinodale. Io chiederei a Silvia, che con Maurizio ha partecipato proprio a Firenze a quell'incontro di cui tu dicevi, in cui il Papa ha dato anche questo invito, perché la parola, lo diceva Don Maurizio bene, la sentiamo ultimamente, soprattutto nel nostro mondo ecclesiale, è una parola che si vorrebbe anche far diventare prassi concreta. Ma quanto è difficile lavorare in modo sinodale? Lo chiedo a voi, a te poi a Maurizio, perché in realtà a Firenze si è provato proprio a lavorare in modo sinodale. Abbiamo la testa pronta? Don Maurizio parlava proprio di cambiamento di testa, oppure facciamo fatiche? Che cosa significa anche?
Ma io credo che camminare in modo sinodale, quindi insieme, in maniera corresponsabile, significa promuovere soprattutto dei processi partecipativi, quindi fare in modo che tutti partecipino alla vita della Chiesa. E questo non è facile, perché ha a che fare anche con un grande tema che in qualche modo coinvolge le nostre strutture ecclesiali, che è quello del potere. Per attivare processi sinodali ognuno deve rinunciare a qualcosa. La partecipazione presuppone questo. E non sempre è facile, un po' perché, come diceva giustamente Don Maurizio, nelle nostre parrocchie ancora vige molto il si è sempre fatto così, e un po' perché raggiungere chi è più distante, chi è più lontano, non è affatto facile, non è scontato. Le nostre parrocchie si sono un po' cimentate in questa anche sfida dell'uscita a cui Papa Francesco ci richiama, ma non sempre è stato semplice. Quindi richiede una conversione sia degli stili ecclesiali, ma anche un po' della nostra mente e del nostro cuore. Per questo è una sfida, non è sicuramente un processo semplice. Quindi dobbiamo in primis metterci in uscita, prima di chiederlo alla Chiesa di essere, sì, in uscita. Maurizio, qualcosa da aggiungere? Anche perché poi concretamente in un incontro, ad esempio, come si fa a promuovere un percorso sinodale? Cioè, sai che veramente ogni tanto ci penso, ma che cosa significa? Non è banale la domanda, perché in realtà l'esperienza che abbiamo fatto noi a Firenze è stata molto precisa, e io, non so se credo anche Silvia, ma ho capito veramente che cos'è il metodo sinodale solo provandolo, vivendolo personalmente, altrimenti rischia di rimanere qualcosa di teorico. No? Sinodale deriva da due parole greche che significano camminare insieme, quindi vuol dire anche da un punto di vista teologico una cosa molto importante, cioè avere fiducia che lo Spirito Santo passa attraverso qualunque credente, qualunque persona che è parte della comunità ecclesiale, e quindi vuol dire sedersi attorno a un tavolo e confrontarsi, ascoltarsi dopo un momento iniziale di preghiera per lasciare che lo Spirito Santo parli attraverso ciascuno di noi. E qualcuno ha usato anche l'espressione, credo lo stesso Papa Francesco per la verità, di triangolo rovesciato, cioè è come non vuol dire annullare il fatto che ci siano dei ruoli di responsabilità all'interno della Chiesa, ma chi ha questi ruoli prende una decisione solo dopo aver fatto un percorso di ascolto il più ampio possibile, per cui è come se rovesciamo la piramide, nel senso che prima si ascoltano tutti quanti. Poi sulla base dell'ascolto che si è fatto, pian piano si arriva a prendere delle decisioni, qualcuno, chi è responsabile, prende queste decisioni, ma lo fa partendo da un processo partecipativo, diceva la Silvia, cioè dopo aver ascoltato tutti quanti e aver quindi raccolto ciò che lo Spirito ha suggerito a tutti. E questo è veramente una specie di rivoluzione copernicana, davvero non siamo abituati a lavorare così, e vuol dire anche tante piccole attenzioni molto precise, molto concrete, perché poi per ascoltarsi tutti quanti bisogna saperlo fare, e non è banale. Ad esempio il fatto di ascoltarsi, fare parlare tutti quanti, nessuno escluso, il fatto di non parlarsi sopra mentre un altro parla, cose anche banali se vogliamo, no? Ma che indicano anche l'ascolto vero, cioè il rispetto per chi sta parlando, l'evitare che qualcuno prenda sopravvento sugli altri, piccole attenzioni che però sanno di una grande attenzione verso l'ascolto di tutti quanti. Una sorta di abecedario quasi, no? Da che bisogna dare poi a chi partecipa, perché mentre tu parlavi mi veniva in mente a quanti convegni ho partecipato, non dirò, insomma, assolutamente non a Rimini, ma in altre situazioni dove le conclusioni le avevano già scritte prima che si andasse al convegno, no? Non so se vi è mai capitato un'esperienza simile. Ecco, quello che spiegavano Maurizio e Silvia proprio vuole cambiare ed è una rivoluzione, forse per il nostro mondo una rivoluzione veramente importante. Maurizio poi diceva che questo stile sinodale va messo in pratica, perché non rimanga semplicemente una cosa, una bella teoria, ha necessità di incarnarsi. Quindi una delle declinazioni che voi avete immediatamente trovato è quella della serata poi finale, che mi pare proprio dallo stile con cui è stata creata, Sabrina, qui veniamo a te, sia un po' un'ennesima prova di questo stile messo alla prova, perché la festa diocesana coinvolge molte realtà. Assolutamente, noi abbiamo proprio in qualche modo calato quello che è stato il percorso proposto da questa assemblea anche nell'organizzazione di un momento finale che voleva essere un momento comunque di festa, di gioia, di incontro. Essendo varie associazioni che si erano date disponibili a mettersi in gioco, a operare per
produrre questo appuntamento, abbiamo scartato a priori l'idea di prendere un progetto già pronto, un concerto che arrivasse dall'esterno, anche se avevamo proposte di idee anche molto interessanti, optando invece per mettere assieme in un unico momento quelle che sono secondo noi le eccellenze, chiamiamole così, che all'interno del nostro mondo tutti i giorni operano, lavorano anche con fatica, portando a casa il proprio risultato. E per questo abbiamo messo in comune una scaletta che però viene tenuta assieme da un filo conduttore ben preciso. Aiutarci anche a tenere la regia, le redini di questa serata sarà Francesco Tonti, non ha bisogno di presentazioni, viene da questa tradizione intanto comunque cattolica nostra, ma anche e soprattutto da una tradizione artistica di molti anni che lo ha portato non solo nel nostro territorio ma a girare il mondo col suo progetto dei Ciarlatani. E con Francesco abbiamo costruito una scaletta della serata dove assieme a canti, danze, musiche c'è anche un pensiero sulla chiesa che sogniamo. Questo è stato il fulcro, il filo rosso che ha tenuto assieme la Sabri serata. Praticamente anche voi, per arrivare a definire questa serata, avete dovuto fare esperienza di sinodo, cioè è stato facile, è stato difficile trovare la soluzione che in qualche modo facesse sì che ognuno si sentisse rappresentato di tutte le anime che si sono sedute attorno a questo tavolo? Diciamo che è stato bello anche perché così ci siamo conosciuti, perché poi non è così scontato conoscersi tra realtà che operano in settori diversi, in zone diverse della diocesi. Quindi questo è stato già un risultato che ha portato a casa la serata, se vogliamo parlare proprio di risultati concreti. Quindi abbiamo conosciuto persone che danno il loro tempo e soprattutto lo esprimono in queste forme artistiche, insomma, quindi l'arte che parla attraverso un linguaggio che è tutto suo, ma che alle volte arriva forse anche in maniera più diretta di tante parole. E la nostra serata vuole avere un aspetto anche un po' poetico in questo senso, allegro, sociale, ma alle volte anche poetico, perché il canto, la danza, e aggiungiamo a questo una novità che abbiamo portato in questo caso proprio noi come ACLI, abbiamo un artista che ci aiuterà anche in questo caso a rendere visibili alcuni concetti attraverso l'animazione con la sabbia, che è una tecnica molto nuova per l'Italia, insomma anche per il nostro pubblico riminese. Abbiamo Mauro Masi, che è un nostro collaboratore del Festival Cartoon Club, che appunto abbiamo dentro le ACLI, che ci aiuta a raccontare attraverso questa magia che la sabbia fa, che creando immagini con le dita, con le mani, a continuare il racconto di questa nostra serata fino alla fine dell'appuntamento. Beh, direi che per una diocesi che in parte si affaccia sul mare ci sta, la sabbia può essere anche iconica, no? Da qualche punto di vista. Don Maurizio, torna a te, poi comunque magari Sabri diamo qualche altro dettaglio su questa serata, a partire dal posto meraviglioso e poi spiegheremo anche perché si è scelto quel luogo. Noi siamo abituati, torno un attimo a questo tema del sinodo, anche per aiutare i nostri ascoltatori, a pensare al sinodo dei Vescovi, forse era quello l'unico che avevamo in mente quando Papa Francesco ha cominciato a parlare di lavoro sinodale, l'unico che ci veniva in mente era quello dei Vescovi. Più facile per i consacrati religiosi, sacerdoti e i Vescovi fare sinodo per i laici? Che idea ti sei fatto? Bella domanda. Ma io ho visto nei laici che hanno partecipato un po' nelle assemblee di preparazione come delegati in particolare, ma non solo, e un entusiasmo in questo cammino, cioè l'avvertire che c'era un stile, un clima nuovo, la voglia di coinvolgersi in prima persona
e spesso sono stati i laici che hanno un po' stimolato i sacerdoti a mettersi un po' in gioco, a volte sono riusciti, a volte meno, però diciamo che l'intento è stato spesso più di più loro, no? Quindi noi preti siamo tutto sommato un po' più guardinghi nell'iniziare cose nuove, nel dire ma tanto ci abbiamo già provato altre volte, abbiamo fatto tante esperienze, alcune riuscite, altre meno, e allora siamo sempre un po' a guardare come vanno, no, le varie proposte. I laici sono un pochino più diciamo così, più immediati, capaci anche di entusiasmarsi, di giocarsi in prima persona. Quindi questo un po' mi sembra un po' una differenza psicologica che ho un po' notato, ecco, nel clima. Ecco, c'è stato un cammino per arrivare a questo appuntamento del 2-3 giugno, non è che improvvisamente si è risolto tutto nell'ambito di una cerchia ristretta, seppur importante, di persone, quindi la segreteria, ma anche il comitato, che ha lavorato per dei mesi e ha cercato, Maurizio e Silvia, anche di coinvolgere tutte le realtà, o perlomeno quelle che un pochino si sono messe in gioco. Ecco, come ha funzionato? Avete dato degli input? Sono stati inviati alle parrocchie religiose, alle associazioni, e come hanno risposto almeno in questo primo tempo in vista del 2-3 giugno? Io magari inizio, poi lascio la parola a Silvia a continuare. No, è stato un percorso molto faticoso, molto laborioso, perché il 2 e il 3 giugno si arriverà e dopo aver fatto tutto un percorso preventivo nelle singole comunità, le singole parrocchie, associazioni, movimenti, istituti religiosi, tutti sono stati coinvolti. Partito quando, Maurizio? All'inizio dell'anno pastorale. Quindi già subito ad ottobre, diciamo, dopo San Gaudenzio siamo partiti con questo lavoro. Abbiamo fatto 4, mi sembra, assemblee con le quali abbiamo cercato di presentare le varie realtà, le varie comunità, le tappe del percorso, che fondamentalmente è diviso, i temi affrontati saranno 5, presi dall'Evangelii Gaudium: la famiglia, i giovani, i poveri, l'educazione, la cultura, la politica e il sociale. E ogni singola realtà ha potuto scegliere se trattare uno o tutti questi temi, gli è stato chiesto di organizzare dei momenti sinodali al loro interno, con i quali hanno cominciato già a mettere in pratica il metodo sinodale, e hanno cominciato a confrontarsi su questi temi, e il momento del 2-3 giugno di fatto è la conclusione di questo cammino, in cui ci sarà un ulteriore momento sinodale e ogni delegato dovrà raccontare il percorso che ha già fatto durante questo anno pastorale nella sua comunità di partenza. Quindi è stato un percorso molto articolato. Poi la Silvia ha seguito anche dettagli tecnici, quindi... Infatti mi veniva ad aggiungere a quello che diceva Maurizio, che l'aspetto interessante è che ogni delegato non porta solo la sua voce, ma porta comunque i frutti di un anno di lavoro con la sua comunità, che sia appunto una parrocchia, un'aggregazione, un movimento, un istituto religioso o la diocesi. Qualcuno rappresenta anche la diocesi. Quindi un grosso lavoro che è stato fatto è stato quello appunto di accompagnare i delegati in maniera responsabile, appunto perché arrivino all'assemblea preparati e portando appunto una voce che sia più ampia del loro pensiero, del loro punto di vista. E poi prima ci chiedevi, no, come nel concreto si attua. Noi usiamo questo strumento che abbiamo appreso a Firenze, ma io tra l'altro ho partecipato anche a un sinodo e quindi avevo già sperimentato lì. Avevi già idea? Che è quello dei tavoli, dei gruppi di confronto di lavoro, e figura chiave dei tavoli è chi li modera, noi li abbiamo chiamati facilitatori, quindi abbiamo formato alcune persone che si sono rese disponibili e che avranno proprio il compito di rendere proficua, arricchente e generativa, abbiamo usato questo termine, la discussione dei gruppi, perché non vogliamo che siano i classici gruppi in cui ci si lamenta, in cui ci si ferma un po' alla superficie, ma vorremmo che fossero gruppi che a partire da un discernimento arrivano anche a generare delle proposte. Quindi un facilitatore che è anche un po' scavatore, tipo talpa, secondo provare me, ad approfondire. Infatti un sono po'. Spaventatissimi perché devono fare un sacco di cose, si sentono, però sicuramente è il ruolo, forse la figura chiave dell'assemblea. E poi avremo 5 persone che faranno una sintesi di tutti questi tavoli, di questo confronto, e anche lì, importante, non devono portare il loro punto di vista sul tema, no? Non dovranno portare la loro idea di educazione, di famiglia o di politica, ma dovranno proprio fare una sintesi in proposizioni di quello che la Chiesa riminese ha voluto suggerire, quindi insomma uno sforzo non da poco.
Maurizio. Volevo sì, prego. Suggerire che tu prima dicevi che differenza c'è rispetto a un sinodo. Questa è un'assemblea sinodale. Certo. Nel senso che se in un sinodo alla fine si vota, qui non c'è il voto finale, ma per il resto è tutto analogo. Ad esempio, sia i facilitatori che i moderatori che faranno le relazioni finali sono stati invitati a prendere appunti, a raccogliere quello che viene detto durante la discussione sotto forma di proposizioni, in modo da essere da un lato efficaci e fedeli a quello che viene detto, ma dall'altro anche sintetici e concreti. Non solo, ma anche una cosa che dicevate voi prima, le conclusioni della due giorni dell'assemblea sinodale non sono già state scritte, esattamente come a Firenze, anzi l'assemblea si concluderà con 5 relazioni che sono la sintesi del lavoro che è stato fatto nei gruppi durante la due giorni, che a loro volta sono la sintesi del lavoro fatto durante l'anno da tutte le comunità. Quindi è proprio un lavoro, quando si parlava prima della piramide rovesciata, è un lavoro a cascata che parte dal basso e che arriverà alla fine a produrre delle idee, delle riflessioni, del discernimento e che sarà poi presentato a tutti. Don Maurizio. Ecco, su cui mi aggancio così un po' a Maurizio, perché una delle domande che specialmente i preti, ma anche i laici, un pochino più dentro, si fanno e dire ma tutto sto lavoro doveva finire. Perché dopo? Dice, qualcuno ieri mi dava un'immagine, dice non è come l'esercitazione della protezione civile, no? Che dice facciamo una esercitazione, dopodiché aspettiamo che arrivi l'evento. No? E drammatico. Siamo, no? E mettiamo in pratica. Perché chiaramente sarebbe, come dire, un po' uno... non dico rendere inutile, ma certamente smorzare quello che è il significato profondo. Ecco, allora questa domanda il poi ce la siamo posta anche nel comitato che ha preparato un po' il cammino dell'assemblea e parlando così anche col vescovo è emerso un po' l'idea di affidare quello che emergerà nell'assemblea, quindi tutti i contributi scritti, non scritti, eccetera, al nuovo Consiglio Pastorale Diocesano che avrà inizio il 17 di giugno, quindi abbiamo già dato una data per questo cammino, che avrà un po' il compito di non solo raccogliere ma anche dare un primo orientamento, indicazione di come continuare il percorso. E si pensava anche a un'assemblea di ritorno, cioè nel senso che ci fosse un'assemblea in cui riconsegnare ai delegati il cammino fatto. Da porre nei pressi della festa di San Gaudenzio, adesso vediamo. Insomma, estate di lavoro per arrivare comunque quindi, nel periodo autunnale già a dare delle proposte. Sì, cioè in modo che anche la gente avverta che quello che in fondo ha suggerito ecco, non rimane in un cassetto, ma in qualche modo viene ripreso e rielaborato, chiaramente con tutta la pazienza e sapienza che non si può fare tutto subito e che certamente sarà di dare delle priorità. Ecco, però questo ci dà il senso di una Chiesa che vuole continuare. Noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio che l'assemblea del 2-3 non era la conclusione ma una tappa del cammino. Ecco, questo vorremmo renderlo vero. Certo, anche proprio a onore e merito di tutti coloro che si stanno impegnando. Ha già messo, no? Anche sul per loro, tavolo qualche dubbio, no? Che è arrivato. Un altro dubbio, Maurizio, se permetti, che un po' così ha circolato in città e in generale in diocesi, è sulla data. Tutti si sono chiesti, ma come? Siamo già nel Riminese impegnati a ombrelloni aperti e lettini distesi, la Chiesa Riminese che fa? Si inventa la due giorni, il 2-3 giugno, proprio la stagione iniziata. Rispondi. No, queste, diciamo che noi abbiamo fatto quella data per un motivo diciamo di significato liturgico, cioè senso che è la festa di Pentecoste. E per i cristiani la festa di Pentecoste non è semplicemente una delle tante feste, ma è il dono dello Spirito dato a una Chiesa in missione. Per cui abbiamo detto, visto che c'era anche il ponte, nel senso che il 2 c'era il festa, il 3 era sabato, il 4 era Pentecoste, ho detto, beh, valorizziamo quel ponte, con tutto il problema che tu dici, certamente per chi direttamente ha un'attività sul mare o di tipo stagionale, quindi questo problema. D'altra parte abbiamo detto, rimandarla oltre effettivamente avrebbe creato altre difficoltà perché poi dopo l'estate è l'estate quindi non si poteva poi lavorare granché, sarebbe stato da fare dopo l'estate, però il lavoro in ogni caso andava preparato prima, quindi insomma i pro e i contro c'erano stati e abbiamo detto iniziamo un cammino con l'idea che poi le cose dovranno essere riprese anche se nelle comunità si riuscirà a fare quello che è possibile nell'arco di quei 4-5 mesi che hanno preceduto un po' effettivamente questa data, quindi questa coscienza del limite l'abbiamo, non è che ci aspettiamo che emergano chissà quali lavori elaborati perché il tempo è stato quello che è stato. Ci è stato importante, come dicevano loro, un po' il dare l'opportunità alle comunità di ritrovarsi per iniziare a riflettere.
e alle varie componenti delle comunità cristiane, non solo quindi le parrocchie. Anche perché, come si diceva, chiaramente ci saranno dei delegati a questa assemblea, a parte ai momenti pubblici, la messa insieme in Basilica Cattedrale, poi diamo anche tutti gli elementi per poter partecipare. Quindi è chiaro che forse anche in una parrocchia di mare un delegato, due delegati, cinque delegati che non siano impegnati nel turismo. D'altra parte, Simona, c'è sempre un momento di inizio, quindi esatto. Io questa volta aveva il 2-3 giugno, se fosse stato il 14 ottobre avrebbe significato la perdita di qualcun altro per altri problemi. Certo. Da qualche parte bisogna partire. Poi si aggiunge il calcio, quindi avremo anche la concorrenza. E non è la prima volta. È vero, non l'avevo calcolato. Però perderemo gli undini, oppure mettiamo un maxi schermo vicino, non so cosa dici. Vabbè, dopo ce lo dici, se avete pensato un exit strategy per gli appassionati di calcio. Io vorrei invece tornare sempre con Silvia e Maurizio ai cinque temi. Sì. Prima Maurizio li accennava, tratti dall'Evangelii Gaudium, perché proprio Papa Francesco ha invitato la Chiesa italiana a riflettere sull'Evangelii Gaudium. È anche vero che sono temi molto grandi e immagino che il vostro lavoro sia stato anche quello di indicare poi alle parrocchie, quindi alle persone che ci hanno lavorato in questi mesi di preparazione, su che cosa spingere, perché altrimenti ogni tema potrebbe aprire una 10 giorni, forse un mese di lavoro. Come avete fatto, Silvia? Quali sono state le indicazioni? A me interessava, soprattutto penso al nostro gruppo, non tanto l'approfondimento del tema in sé, ma il metodo con cui veniva affrontato. Questo per me è stato fondamentale. Quindi parliamo di famiglia, che è stato uno dei temi più scelti dalle parrocchie, però lo facciamo non sempre soltanto nell'ambito dei nostri gruppi, delle realtà già presenti, ma aprendoci all'esterno. Quindi tu dici non solo raccontare noi abbiamo fatto, quello noi facciamo che già facciamo, cosa, le difficoltà che ci sono, ma appunto cercando di coinvolgere nella riflessione il più possibile anche realtà esterne alle nostre comunità. E qui veramente le parrocchie, le comunità si sono ingegnate, c'è chi ha proposto dei questionari, chi ha convocato delle assemblee, chi ha fatto delle interviste, quindi hanno cercato degli strumenti che intercettassero più persone possibili, non sempre riuscendoci, però devo dire che c'è stato uno sforzo di creatività e di innovazione notevole. E anche qui l'importanza, no, di coinvolgere, per esempio, appunto, riflettiamo sull'immigrazione, che è uno dei temi chiave, cruciale in questa fase. Facciamolo coinvolgendo anche dei giovani migranti, persone che abbiano vissuto l'esperienza migratoria. Anche questo non è affatto scontato, no? Però alcune parrocchie hanno interpellato, hanno coinvolto nella discussione anche persone, appunto, che avevano. Io avrei voluto che si facesse ancora di più, ma questa è una mia deformazione. Beh, ma è una partenza, è una partenza. Non l'abbiamo mai fatto, quindi però poi ci si prende gusto e sarà fatto tutto così. Ecco, questo credo che sia importante. Adesso che alle persone o comunque ai gruppi che hanno lavorato nelle varie realtà non è stato chiesto venite a raccontarci che cosa fate, perché questo non è lo spirito, altrimenti sarebbe semplicemente una sintesi di che cosa già questo tante volte è stato fatto ed è preziosissimo, perché come diceva Sabrina tante volte non si conosce neanche quello che fa la parrocchia vicina, perché abbiamo anche quasi un po' di paura a raccontarlo, no? Forse anche il timore della narrazione delle cose belle che facciamo, ma al di là di questo è proprio uno stile diverso. Maurizio, volevi aggiungere qualche cosa? La scelta dei temi su cui riflettere ci ha trattenuto per parecchio tempo, ci abbiamo pensato, cioè abbiamo detto scegliamo un solo tema oppure più di uno. Ad esempio, saprete benissimo, il Papa il prossimo anno ha convocato il giubileo il sinodo sui giovani, sul tema dei giovani, che è uno dei cinque temi che abbiamo proposto noi, e su questo ci c'erano i pro e i contro dell'individuare un solo tema o più di uno. Poi ci siamo detti, beh, partiamo in modo sinodo, con stile sinodale anche nella proposta del tema, cioè ne proponiamo cinque ad ampio raggio e lasciamo la libertà alle singole realtà di scegliere quello che loro ritengono più importante, più vicino alla loro sensibilità, o anche di poterli scegliere tutti e cinque. Alcune comunità hanno scelto di riflettere su tutti e cinque i temi. Poi abbiamo offerto anche le abbiamo chiamate delle griglie di lavoro, cioè abbiamo stimolato la riflessione su questi cinque temi partendo ovviamente dall'Evangelii Gaudium, cioè abbiamo raccolto i punti su cui che nell'Evangelii Gaudium trattano questi cinque temi. Li abbiamo quindi offerti alle varie comunità e li abbiamo invitati a cominciare a riflettere con stile sinodale su questi temi in maniera assolutamente ampia, ma l'obiettivo nostro era quello, da un lato, di invitare le comunità a fare discernimento su questi temi e a far nascere idee nuove, ma dall'altro, e questo è
forse il vero obiettivo del post-assemblea sinodale, e cioè far fare pratica di metodo sinodale, perché il vero obiettivo sarebbe quello che in futuro tutte le comunità, le parrocchie, le associazioni, i movimenti, gli istituti religiosi imparassero a lavorare al loro interno in modo ordinario, cioè nella pastorale ordinaria, con il metodo sinodale. Questa è la vera sfida. No, è davvero abbastanza alta, almeno in questa fase. Ma d'altra parte davvero penso che è una delle tante che Papa Francesco ha messo sul tavolo in questi anni del suo pontificato, e quindi è anche molto bello che, tra l'altro, anche il titolo che avete scelto, Don Maurizio, secondo me ci sono delle parole chiave che già indicano un po' questa prospettiva, perché la Chiesa che sogniamo dà l'immagine proprio di una Chiesa che non è ancora compiuta, e poi fare strada insieme, perché significa davvero, ecco, arrotolarsi un po' le maniche come ho fatto io questa mattina e cominciare a camminare, quindi percorrere le vie del mondo. E queste vie del mondo le incontreremo a Rimini, nel nostro piccolo, anche nella diocesi, anche nei luoghi che avete scelto un po' per svolgere l'assemblea. Eh sì, infatti, credo che siano significative, no? Anche luoghi, io vorrei partire da Sabrina proprio perché forse è l'evento che più di tutti gli altri si apre. Mi verrebbe da dire non solo a chi fa parte della comunità ecclesiale, ma a tutto il territorio, a tutte le persone che vogliano fare festa, e senza pregiudizi e senza barriere, tant'è che il luogo scelto vorrebbe essere proprio questo. Sì, sì, siamo nel cuore della città, in un luogo simbolo che è il Castello Malatestiano, questo meraviglioso spazio con un cortile che ci consente appunto anche di accogliere un numero elevato di persone, e la serata ci consentiva quindi il 3 di giugno già di pensare a un evento all'aperto in uno spazio che però è anche molto bello. Abbiamo la possibilità appunto di avere un palco attrezzato, di usare strumenti per, ma la bellezza conta, cioè, per poter fare uno spettacolo dignitoso, quindi. Ed è sicuramente alla fine di due giornate di lavoro anche intense, dove appunto sono chiamate persone specifiche, quindi delegati eccetera, si arriva alla fine della giornata, la domenica, con l'appuntamento per tutti al Duomo, quindi in cattedrale, per la Santa Messa, e addirittura abbiamo pensato a un momento nel quale chi non vuole rientrare a casa e quindi vuole aspettare l'inizio dello spettacolo ha la possibilità di un piccolo buffet. Certo, anche perché vengono persone da tutta la diocesi, esatto. E quindi è importante anche pensare chi arriva da lontano e che venga garantita la possibilità di rimanere fino a sera e poi di fare uno spettacolo che parte puntuale, appena la luce cala, perché abbiamo bisogno comunque del favore della notte per le proiezioni, e quindi la possibilità di restare direttamente a Rimini, poi le porte del cancello saranno aperte al castello fino dalle 7 di sera, quindi chi vorrà potrà restare a godersi la frescura poi in modo conviviale anche quello spazio. Esatto. Tra l'altro, Sabrina, solo un altro appunto, vorrei che ci svelasse una piccola cosa, perché Paolo diceva, ma l'avevi detto anche tu prima, il tema del sogno, di una chiesa che sogniamo, e se no chi sono se non i bambini, i protagonisti dei nostri sogni e coloro che speriamo che possano sognare in grande per la loro vita, e un po' di un bambino o di una bambina ci sarà in questo spettacolo, sì, è vero? La chiave di diciamo attraverso la quale vediamo tutto lo spettacolo sono appunto gli occhi di una bambina. Francesco, nella sua costruzione assieme a noi di questo filo, come dicevo prima, conduttore della serata, ha previsto dei momenti nei quali sono proprio le parole di una bimba, i suoi sogni che raccontano un po' la bellezza anche di una chiesa che ritorna bambina.
se non ritorneremo come bambini non entreremo mai. Di un appropriarsi di qualcosa di completamente nuovo. Don Maurizio, posso chiederti poi anche parlando, prima di parlare anche degli altri luoghi, mi colpiva quello che diceva Maurizio poco fa dicendo che uno dei temi più scelti dalle parrocchie, e l'unico oggi che possiamo sapere, è la famiglia, no? Ti sei interrogato sul motivo perché in tanti hanno scelto la famiglia? Perché la famiglia viene sentita da tutti come elemento centrale della riflessione? Ma diciamo così, io penso perché sia l'ambito più immediato con cui le parrocchie hanno a che fare. Cioè voglio dire, se guardiamo la famiglia come realtà trasversale, quindi non solo della coppia, ma la famiglia quanto genitori di bambini, persone anziane, persone malate, cioè da tutto un suo contesto esistenziale che attraversa le varie fasce della vita, no? E diciamo così, il grande della famiglia è, rispetto ad altri ambiti che poi dopo magari possiamo accennare, è quello più facilmente approcciabile dalla parrocchia nella sua pastorale ordinaria, no? Per cui è anche comprensibile che lo sguardo immediato sia dato su questo. E su altri ambiti abbiamo invece riconosciuto una fatica, cioè, adesso penso anche alla realtà dei giovani, non è stata eccessivamente scelta, no? Proprio perché la passata giovanile oggi è un problema, è sentito come un problema dalle nostre parrocchie, dai nostri operatori pastorali, cioè il cercare vie e strade che consentono di ricoinvolgere la realtà giovanile nella vita della Chiesa. Questo credo che sia un po' la sfida che adesso Papa Francesco ha intuito, eventualmente anche facendo questa indizione del Sinodo dei Vescovi sul tema dei giovani, perché accanto alla famiglia, su cui ha dedicato due sinodi, certamente questo è l'altro polo, no, del discorso che è su cui Papa Francesco richiama la Chiesa italiana. E, ecco, così pure altri ambiti, l'ambito sociopolitico, ad quello esempio. Quello sociopolitico mi interessava. Come sociopolitico, che risposta c'è non stata? So numericamente quanti siano, ma penso che sia una trentina di delegati praticamente. Questo vuol dire anche come siamo nel sentire comune abbastanza lontani da questa presenza. No, no, non perché i problemi che capitano tutti i giorni non ci interpellino, ma perché poi a livello operativo facciamo fatica a prendere parola, a essere presenti nel dibattito pubblico, a essere presenti nella partecipazione nei luoghi della città. Cioè questa è una fatica oggettiva che un po' ci risentiamo, insomma. Come pure aspetto anche l'altro aspetto educativo, culturale, anche questo certamente va un po' meglio rispetto a quell'altro, ma anche su questo abbiamo dei passi da fare. No? Ecco, diciamo così, Don Maurizio, speriamo che questi ambiti, alcune di queste parole che sono state meno scelte, fino ad oggi le abbiamo affrontate come un problema, certo. Soltanto come una fatica, magari l'assemblea e il post-assemblea ce le faranno valutare come una sfida e un'opportunità, quindi non soltanto come un problema. Poi forse è più semplice lavorare in sinodo quando si è pochi, no, lo so, adesso la butto lì come elemento positivo per chi vivrà questi gruppi, oppure no, voi che l'avete vissuto, cioè fare sinodo quando si è in tanti, no, era una battuta chiaramente. Non è affatto una battuta, perché una delle caratteristiche del metodo sinodale è che si deve lavorare in gruppi piccoli, proprio perché il fatto che il gruppo sia piccolo agevola il fatto di ascoltarsi tutti e che tutti si esprimano. Per cui noi abbiamo adottato uno stratagemma, cioè allora c'è la classifica, no? Anche in questi casi il tema più scelto è la famiglia, al secondo posto i poveri, se non sbaglio, al terzo i giovani, al quarto l'educazione e la cultura, al quinto la politica e il sociale. Però poi ciascuno di questi gruppi sarà diviso in sottogruppi da 10. A seconda del numero del gruppo. Quindi nella sociopolitica ci sono due gruppi. E tutti hanno la stessa importanza dentro il gruppo, quindi non c'è una voce che prevale sull'altra. Che conta più dell'altra. A Firenze nei gruppi avevamo vescovi, c'erano laici, giovani, adulti. E quindi anche ad esempio i sacerdoti che parteciperanno faranno come gli altri parte del gruppo. Anche questo è un altro aspetto molto importante che abbiamo sottolineato, cioè in questi gruppi da 10-12 persone, che abbiamo chiamato i tavoli, devono essere eterogenei, cioè ci devono essere persone con caratteristiche diverse, ci deve essere il laico, l'uomo, la donna, un giovane, un sacerdote, devono avere una composizione mista. E quando abbiamo, diciamo così, presentato questa cosa ai vari incontri, in particolare io e la Silvia, che siamo stati facilitatori anche a Firenze, raccontiamo sempre, io ad esempio al mio tavolo da 10 avevo due vescovi,
e il ruolo del facilitatore i vescovi, era anche fermarli, caso, certo, lei ha parlato troppo. Assolutamente, i vescovi, chiunque, sono tutti primus inter pares. Il facilitatore ha il compito, a volte anche un po' sgradevole, di interrompere qualcuno che sta un po' prendendo il sopravvento. E nel mio caso io ho dovuto in un caso anche appunto interrompere un vescovo, non è stato semplice, però è stato interessante. Da noi sarà semplice, i nostri don sono tutti molto, molto disponibili. Maurizio, cosa dice Don Maurizio? I nostri don disponibili, credo anche il nostro vescovo. La disponibilità c'è, chiaramente non c'è l'abitudine. Non la c'è l'abitudine, c'è, e così te la sei giocata bene. Quanti sono i delegati che ci saranno? Don Maurizio, lo dici tu il numero? Ma sono circa 400 delegati, di cui abbiamo la maggioranza laici, evidentemente 280 grosso modo di laici, abbiamo una novantina di preti, abbiamo una 35 diaconi, e questa è un po' la composizione, diciamo così, per le varie stadi di vita. Ecco, poi fra sono i laici, anche i religiosi, giusto? Sono, ecco, fra i preti sono anche i preti, certo, religiosi, come poi ci sono le religiose, certo, cioè quindi coloro che fanno parte dei vari istituti. Abbiamo indicativamente una decina di istituti religiosi che hanno dato dei delegati, una quindicina di associazioni e movimenti che hanno dato dei loro delegati, una decina di uffici pastorali che hanno dei loro delegati nell'assemblea. Quindi, diciamo così, voleva essere, e mi sembra che sia, ecco, una realtà rappresentativa un po' di tutte le varie anime, insomma, ecco, in realtà della diocesi. Quindi questo è già un fatto in sé positivo. Ecco, dopo, quindi risposta da tutte le parrocchie? Le parrocchie sono, diciamo che qui bisogna distinguere, le parrocchie che hanno lavorato su qualche area, onestamente non abbiamo il conteggio effettivo, perché non hanno detto a noi, ci abbiamo lavorato su questa cosa, abbiamo alcune percezioni, quindi potremmo dire che una cinquantina potrebbero essere le realtà che hanno fatto un lavoro effettivo. Poi ci sono le parrocchie che hanno dei delegati ma che non hanno lavorato nella propria realtà perché magari c'erano delle difficoltà anche col parroco, perché questo bisogna anche dirlo, non sono cose segrete, per cui hanno detto beh, noi però ci teniamo a partecipare all'assemblea ugualmente, anche se magari la nostra comunità non è stato possibile fare un lavoro. Poi ci sono parrocchie che sono rappresentate da un diacono o da solo dal sacerdote, quindi abbiamo una varietà notevole, quindi diciamo che come parrocchie in qualche modo rappresentate ne abbiamo una novantina di parrocchie, di cui c'è qualcuno che la rappresenta a vario titolo, no? Che sia un laico, che sia un diacono, che sia un sacerdote, eccetera. Beh. Ed è un buon numero, insomma, rispetto alla realtà diocesana, che qui abbiamo sulla carta 115 parrocchie, ma molte sono parrocchiette proprio minimali, piccolissime, che non è che si possa pretendere che ci sia una presenza, ecco, così significativa. Beh, i numeri sono importanti. Prima di chiudere, innanzitutto Paolo, se chiudiamo anche i luoghi, perché è importante dire gli altri luoghi, esatto, oltre a Castel Sesmondo, sabato sera, quali sono gli altri? Li vuoi ricordare si tu? Si parte il 2 giugno dalla parrocchia di San Giuseppe al Porto, quella caratterizzata dal grande campanile, sì, che si vede bene appunto da diversi punti della città, dove comincia il lavoro con l'introduzione, ci sarà il vescovo e poi il lavoro nei tavoli. Anche perché sono spazi grandi garantiti proprio da questa, esatto, da questa parrocchia. E avremo padre Franco Mosconi, ecco, a riintrodurci il tema. Ecco, bravo, ci ricorda anche, ci sarà quindi anche un aiuto esterno. Uno sguardo, diciamo, sulla sinodalità con l'esperienza appunto di padre Franco Mosconi. Raccontaci un po' di lui. Monaco, quindi diciamo che l'esperienza della vita comune la fa spesso e ci aiuterà un po' a approfondire questo tema e a darci, come dicevi tu, anche uno sguardo esterno. Ecco. E poi il sabato, prima di andare al il cortile del castello, tutti in Basilica Cattedrale. Alle 6:30 abbiamo l'appuntamento della messa solenne per tutta la comunità diocesana, quindi anche quei sacerdoti, i diaconi e tutte le persone che possono partecipare, oltre ai delegati evidentemente, e con questo piccolo spuntino finale per chi non pensi di tornare a casa ma di fermarsi poi per la serata e quindi di avere questa possibilità. Ecco, ricordo un altro appuntamento che non abbiamo accennato, sì, che invece settimana, è quello sabato di sera, sabato, sì, prossimo 27, in cui le aggregazioni laicali hanno pensato di offrire un'occasione di preghiera in preparazione all'assemblea. È stata un'idea molto importante, molto bella, che ha messo insieme in particolare due realtà che l'hanno organizzato proprio in maniera piena,
quindi riunito nello spirito e il cammino neocatecumenale, ma con la collaborazione anche dell'Azione Cattolica e delle altre realtà che ci sono. E concretamente sarà un momento di ascolto della parola di Dio, perché è la parola che convoca e che converte, quindi verrà letto in maniera continua gli Atti degli Apostoli, questo sabato pomeriggio dalle 5 alle 8, questo è il tempo della lettura, con varie voci di varie persone, di varie associazioni, con canti e così via. Poi ci sarà invece dalle 9 alle 10 e mezza un tempo di preghiera, di adorazione eucaristica, guidata da un padre nello spirito. E tutto questo avverrà sotto una tenda, che anche questo ha un significato, anche simbolico, chiamata tenda della testimonianza o della missione, e che sottolinea il fatto che siamo una comunità in cammino, no? Come il popolo di Israele. Che sotto dove sarà posta la tenda? La tenda sarà posta accanto alla chiesa di Paolotti, quindi in piazza Tre Martiri, quindi proprio fra la chiesa di Paolotti e il tempio di Sant'Antonio. Insomma, quindi Pentecoste, l'assemblea, esatto. Ascensione, il momento di preghiera, esatto, diciamo che anche esatto. A livello liturgico sì. Tante cose, no? Ma questo è anche richiamo per noi a prepararci a questo momento, ecco, direi proprio nella preghiera, cioè il Vescovo lo sottolinea sempre, è lo Spirito Santo il protagonista della missione, non siamo noi. Io vorrei fare un'ultima domanda a Sabrina, Maurizio e Silvia, velocissima, sul fatto che per voi è stato anche innanzitutto mettervi in discussione, l'aprirvi anche a questa disponibilità, a questo servizio che avete fatto alla diocesi, nel contattare tante persone, probabilmente anche con qualche fatica, Maurizio lo accennava all'inizio, che cosa ha rappresentato questo periodo di preparazione a livello personale, anche Sabrina per te che hai dovuto così trovare un po' la forza di mettere insieme tutti insieme agli altri, per voi invece anche questa segreteria che sembra, perché poi sono coloro che lavorano dietro le quinte che fanno anche e danno, agevolano la possibilità che una cosa possa svolgersi nel modo migliore e che le persone si sintano anche accolte. In parte è il lasciare il senso del dover per forza fare qualcosa di straordinario e di bellissimo, cioè mettersi a servizio vuol dire fare del proprio meglio e soprattutto farlo con un modo, diciamo, un lavoro che parte dal cuore, ecco, quindi il risultato di quello che arriverà, speriamo tutti che sia bellissimo, però sappiamo che l'abbiamo fatto con rispetto, con dedizione, con affetto anche gli uni per gli altri, cercando di aiutare tutti a portare sul tavolo i propri doni e le proprie competenze. Ecco, questo è stato un po' un metodo di lavoro che ci ha guidato in questo percorso, quindi, e poi comunque con gioia, questi sono momenti a mio avviso che danno poi una grande identità alle nostre comunità, per cui sia le nostre associazioni che le nostre comunità, l'essere richiamati a qualcosa che va oltre il tran tran quotidiano, diciamo la quotidianità, che quindi ti porta sempre un po' a richiuderti in te stesso, invece alzare lo sguardo e capire che non sei da sola e che questo cammino insieme vale la pena di essere vissuti insieme. Maurizio? È stato difficile, faticoso, perché ci siamo visti tante volte con la segreteria, ma è stato difficile anche perché quando abbiamo presentato l'iniziativa ai delegati, no, è stato, a volte avevi la sensazione di vedere davanti delle persone che ti guardavano e dire cosa stai dicendo? perché non c'è l'abitudine a parlare di queste cose e a metterle in pratica, e quindi un po' di scetticismo, un po' di, no, di prevenzione, qualcuno un po' prevenuto, no? però io personalmente sono stato molto contento, perché essendo stato a Firenze e anche con Silvia ho sperimentato la bellezza di questo metodo sinodale, cioè la portata potenzialmente rivoluzionaria, e quindi c'è sempre stato in noi molto entusiasmo in questo. E quindi sono anche stato molto contento che il nostro Vescovo abbia scelto di, c'era anche il nostro Vescovo a Firenze, di riproporre un cammino analogo per la nostra diocesi. È un segno bello, molto sì. Bello, quindi è stato difficile ma entusiasmante al tempo stesso.
Silvia, a te l'ultima parola. Allora, io sono quella che l'ha vissuta con più preoccupazione, credo, tormentando i miei compagni, un po' come Marta, però ci vuole anche chi si preoccupa degli aspetti tecnici, quindi non nego questa fatica, soprattutto perché tutti lavoriamo e siamo impegnati in tanti ambiti e quindi far convergere le varie disponibilità non è stato semplice. Quindi devo dire però, voglio concludere, ecco, anche con questo pensiero di gratitudine per gli altri membri della segreteria e del comitato promotore che hanno lavorato veramente tanto e per i delegati e le comunità che si sono veramente affidati, perché come diceva Maurizio non avevamo chiaro cosa stavamo facendo fino in fondo, l'abbiamo dovuto un po' costruire work in progress, quindi in itinere, però ci hanno dato fiducia, si sono messi in gioco, forse come diceva prima Don Maurizio anche con un po' di sana incoscienza, di generosità che spesso le nostre comunità hanno, e quindi voglio anche concludere con questo pensiero di riconoscenza. I frutti ancora prima che l'assemblea sinodale siano, questo è importante metterli in luce. Io vorrei ricordare a tutti coloro che ci seguono che chiaramente noi non possiamo mancare, quindi io e Paolo, almeno insomma questo è il nostro desiderio, saremo venerdì alla prima giornata dell'assemblea sinodale diocesana. Venerdì sera vi proporremo un po' di interviste, un po' di quello che si è vissuto, perché è vero che lì ci sono i delegati, ma in qualche modo sono a nome di tutti noi che li mandiamo. Andiamo, perché in fondo è un po' questo il loro ruolo, quindi sarà bello anche capire un po' la prima giornata di lavoro che cosa avrà portato. E poi proporremo in diretta nella giornata di sabato a partire dalle 15:30 l'assemblea conclusiva proprio insomma, che va a concludere prima del momento serale e della messa questa due giorni. Per cui insomma anche come emittente diocesana ci sentiamo parte di questa assemblea, anche noi camminiamo insieme ai delegati e a coloro che vivranno queste due giornate. Paolo, ci salutiamo, prima però uno sguardo al ponte, al volo. Al volissimo, perché c'è un bellissimo tema che un pochino richiama questa atmosfera e questo metodo di lavoro. Parliamo, ce l'abbiamo qui vicino, perché la Casa del Clero è davvero qui a due passi, c'è sempre stata perché è un'istituzione che c'è dagli anni 60, quindi da tantissimo tempo, non ci siamo mai andati a fare un salto al proprio interno, a vivere come invece lavora. Si tratta di una vera e propria comunità sacerdotale, chiaramente parliamo di sacerdoti che hanno dagli 80 in su, dei 26-28 che ci sono, tranne tre, e che però vivono davvero questo fine percorso terreno, lo vivono ciascuno cercando di mettere al meglio il frutto nei confronti degli altri, quindi i momenti di preghiera che caratterizzano la loro giornata, il momento del pranzo, della cena insieme sempre, e anche i momenti così di ricreazione che cercano ognuno come può, chiaramente con le forze che ancora possiede, che buon Dio gli dà, ma davvero con questo clima molto fraterno, forse non sarà sinodale ma sicuramente molto fraterno. Bene, noi ringraziamo allora i nostri ospiti e ci rivediamo venerdì prossimo, grazie a Sabrina Zanetti, ricordiamo ancora sabato sera cortile del Castel Sismondo, la festa conclusione dell'assemblea diocesana, e in caso di pioggia al Teatro degli Arti. Quindi certo, già, ecco. Perfetto, hai fatto bene a ricordarlo, quindi è bene. Maurizio e Silvia, con voi salutiamo e ringraziamo la segreteria che ha lavorato alla preparazione, il nostro vicario Don Maurizio Fabri, grazie Don Maurizio, ci rincrociamo prossima settimana. Grazie, ci facciamo gli auguri e preghiamo gli uni per gli altri perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, non a caso, insomma, giorno di Pentecoste, se non chiediamo quel giorno l'aiuto dello Spirito, quando lo facciamo? Paolo, noi ci ritroviamo settimana prossima a San Giuseppe al Porto, puntualissimo. Ci cerchiamo. Buona serata. Grazie a tutti.